Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Cobiz. Sul sito di Cobiz ho preso sia degli stampi per la resina e sia delle rocaille. Oggi il tutorial tratterà la resina, quindi vi illustro gli stampi presi appunto dal sito. Questo è il primo stampo, ne ho presi sempre due. Vi mostro lo stampino. Non fate caso a qui, ma già li ho utilizzati. Infatti sto registrando l'intro perché le creazioni in resina già si sono catalizzate, quindi questo è lo stampino, davvero carinissimo. C'è il ventaglio, c'è la farfallina, ci sono questi qui tipo il mandala, ci sono davvero tantissime formine carinissime. C'è l'albero della vita, c'è questa goccia che ovviamente ho già colato e poi ho preso anche quest'altro stampo. Ed eccolo qui, questo è il codicino. Io adesso ve lo mostro. Eccolo qui. Questo è per realizzare le gemmine. C'è sia l'ovale sfaccettato, vedete, è molto lucido. C'è la navetta, il cuoricino, il rettangolo, il triangolo, la goccia. C'è un simil rivoli qui, un rivoletto. Questo tipo ovalina, la stellina, davvero molto carino anche questo stampo e questo ne ho presi sempre due ed eccole qui. Adesso vado a sperimentare con questo stampo qui e vi mostro appunto il risultato. Ovviamente la resina, come c'è un piccolo indizio, la resina è nera con i glitterini e quindi adesso vi mostro cosa ho realizzato. Vado a scoprire le creazioni in resina. Ok, questa è la prima. Davvero molto molto bella questa goccia. Ho utilizzato il color nero e poi pigmenti argento e neri e questo è il risultato. Vi illustro anche l'altra ed eccola qua, bella anche questa. Le altre due già le avevo tolte dagli stampini. Ed eccola qui la seconda, davvero molto belle. E poi la gocciolina. Qui devo soltanto limare un pochettino qui in alto e poi ecco qui il risultato. Davvero molto molto belle e lucide. E adesso con questi due elementi vado a realizzare due paia di orecchini. Questo è il risultato, la creazione appunto ultimata.
Ho preferito aggiungere un perno sempre realizzato in resina con il perno a vite, un anellino in acciaio e ho realizzato questo graziosissimo paio di orecchini, davvero molto molto leggeri. La filigrana è venuta davvero carinissima, vedete qui è vuota, davvero molto molto carina. Questo è il retro e niente, feedback positivo per gli stampi. Io spero che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!